Ragazzi, veramente una pillola pazzesca. Complimenti a Mattei e Domic per questa selezione, soprattutto l'ultimo disco Shakedown con Tonight, remixato in maniera magistrale davvero da Purple Disco Machine. Voglio subito un feedback anche dal nostro ospite di oggi, che secondo me è uno dei pochi che può darlo effettivo, ed è Rudy J. No, e tra l'altro sono anche un pillolaro, no? Perché esatto. Cioè, quella del giovedì è la mia, entro dopo la pillola del venerdì, fantastico. Bene, cosa pensi del remix? Era veramente fighissimo, secondo me. Fighissimo, poi con me si sfonda una porta aperta, perché è un disco, per quanto riguarda il frangente house, che mi ha formato, perché quando usciva, che cos'erano questi? I primi anni 2000, se sì, non ricordo sì, male, sì. Era un po' il mio momento spugna, no? Quando hai appunto 16-17 anni e tutto quello che ti gira intorno lo assorbi e lo fai tuo più poi di tanto altro. Poi hai sentito Eiffel 65 e ti sei rovinato, diciamo. E poi è arrivato Gigi D'Agostino e... E allora qui abbiamo chiuso praticamente la pillola dedicata a Danny Omici, a Waves. Usciamo dal capitolo House Music e diamo il benvenuto al nostro super ospite. Ciao Rudy J. Entriamo nel capitolo braccio fuori dal finestrino. Esatto, nel capitolo tamarranza anche. Come stai, Rudy? Bene, felice di essere di nuovo qua in famiglia, veramente in famiglia. Oggi non ci sentiamo in modalità bella musica da ballo, ma abbiamo detto bella musica dal vivo. Esatto. Quindi praticamente fra un minuto entra la band con la batteria e la chitarra. Allora, cos'è cambiato? Cos'è cambiato dall'ultima volta che sei stato qua? È cambiato che mi sono cresciuti i capelli, no, sono cambiate, sono successe tante cose di cui voi siete stati dei portafortuna, perché avevamo preannunciato l'ultima volta che ero stato qua ai vostri microfoni di questo inizio di una amicizia, chiamiamola così, con Tiesto, sì. E questa amicizia è poi sfociata in quella che ad oggi è diventato il mio singolo di maggior successo, ovvero, che voi l'avete spinto per primi, quindi grazie di cuore, la cover, la prima cover autorizzata ad essere uscita dopo la scomparsa di Robert Miles, di Children, che è uscita appunto su Musical Freedom, quindi l'etichetta di Tiesto, distribuita dalla Spinning Records. Oggi abbiamo quasi 1,5 milioni di visualizzazioni vere, non comprate, sia chiaro. Bravo, atteso, Rudy, atteso, vere, bumbissime. bisogna. E il brano, a livello proprio sia di supporto, cioè ce l'ha messo da Hardwell, ad Afrojack, allo stesso Tiesto, Kashmir. A questo punto sorge spontanea, ci sarà un follow up? Ci deve essere un follow up. E ci saranno tra l'altro tantissime novità parallele a questo follow up, di cui una bella fetta verranno passate e verranno sentite per la prima volta in assoluto oggi dentro M2O. Perché stai ridendo? Esatto, sto ridendo perché mi domandavo, ma il follow up di Children è teenager? Mi fate venire qua se ogni volta deve fare queste battute. Allora, ma solo è un mio privilegio raro. Ovviamente sì, perché con te mi sento a casa in famiglia. No, invece... Poi ci picchieremo, state. No, la corda non è. Invece, poc'anzi hai detto visualizzazioni vere. Sì. Perché è una nuova moda dei DJ, oppure di quelli che si vogliono spoilerare e avere magari una fama finta, quella di acquisire e comprare visualizzazioni o fare autobuy dei propri dischi. Per te che sei un veterano, ma sta roba funziona? No, secondo me non funziona. Le persone le puoi fregare, ma in un raggio d'azione molto breve, nel senso che secondo me si crea una sorta di selezione naturale, cioè nell'immediato tutti sono bravi e nella corsa lunga arrivare proprio alla fine, diciamo, al traguardo, che segnano, diciamo, tagliano quel nastro solo chi veramente merita. E secondo me oggi, soprattutto con un'evoluzione che sta avvenendo all'interno dei social, ne parlavamo anche a microfoni spenti, di come stiano cambiando determinati algoritmi all'interno di piattaforme che erano sacre tipo Facebook. Ecco, questa, cioè, io vedo un po' una sorta di ritorno. Oggi dura un po' di più non so come si faceva i primi tempi, ancora prima dei social, no? Il sito web, la produzione vera e propria, e parla comunque uno che si è sempre specializzato in bootleg e mashup prima ancora della discografia. C'è un piacevole, per quanto mi riguarda, ritorno alle origini, un momento di transizione questo, e secondo me è bellissimo. Bravo, perché come sempre tanta saggezza e belle considerazioni davvero intelligenti, dette in maniera anche molto semplice, e ci può capire anche, diciamo, la gente che di professione non fa il DJ. Io vorrei invece chiederti progetti per quest'estate, dove ti vedremo, sarai impegnato in giro, immagino, con un super mega tour. Aspetta, te lo dico io, sono 50 date, oggi 55, quindi inizia, vai, dille tutte 55. Di tachicardia in questo momento. No, guarda, fortunatamente abbiamo già programmato da qua fino a metà settembre un tour intensissimo dentro e fuori l'Italia.
Italia, saremo in Italia, in Croazia, in Spagna, saremo appena stati in Svizzera, dico così in plurale perché siamo un team, cioè non è che è così mai statis. E sì, come anticipava Don, ad oggi sono 5, allora un paio di giorni fa erano 50, adesso sono già diventate 55 date confermate su altrettante console, quindi poche residenze e tante date in giro, e sono veramente felice perché poi è il cuore pulsante della mia attività questo, ce lo dicevamo già dalle passate edizioni, a me se togli la console mi togli l'aria, quindi. Lui è il Remida del DJing, ciò che tocca diventa una data. Speriamo, però no, sono felicissimo, ecco, se mi guardo indietro, un'estate organizzata così, già adesso, alla fine di maggio, non mi era mai successo prima. Ecco, quindi immagino, e allora io ribatto con un'altra domanda, lo status psichico dell'artista è molto importante, abbiamo visto purtroppo un collega scomparire praticamente dopo essere stato spremuto come un limone. Tu come ti difendi, come affronti tutto questo, diciamo, tour? E a livello fisico, ragazzi, è veramente difficile perché non si dorme, si prendono anche 4 aerei al giorno, è davvero faticoso, è estremamente stressante. E l'esempio purtroppo di che c'è stato di Avicii è un esempio che soltanto adesso ha aperto gli occhi, ma in realtà è una cosa che riguarda soprattutto le superstar del calibro quale era Tim, da vicino da tanti anni. Nel mio piccolo, quello che posso dire è che ho sempre cercato di, il più possibile, perché poi il nostro è un mestiere che ti ingloba 24 ore su 24, non è che timbri il cartellino come una qualsiasi altra professione, però cerco ora più che mai, questa è una cosa che mi è arrivata anche molto crescendo, mi viene quasi da dire diventando uomo dopo essere stato ragazzo, cerco di ritagliarmi il più possibile dei momenti proprio per me inteso come persona e non come DJ laddove possibile. Quindi questo è un po' il consiglio che mi sento di dare a tutti e soprattutto a tutti i ragazzi giovani che ogni giorno mi scrivono come faccio a diventare famoso. È una frase che io odio, permetto, la odio. E poi soprattutto vorrei dire: ok, vuoi diventare famoso? Allora date un'occhiata a quel bellissimo documentario che è stato prodotto da BBC Radio One, anzi BBC One su Avicii, e poi magari ci ripensate se volete fare questo solo per diventare famosi. Certo. E se invece, no, perché lì in Avicii qual era la discussione? Che lui ama, lo faceva solo per amore della musica, non lo faceva per i riflettori. Sono i riflettori che sono quelli che l'hanno portato a quello che poi è successo, e questo dovrebbe fare riflettere, credo, tutti quelli che lo fanno solo perché cercano la fama. La reale domanda dovrebbe essere: ciao Rudy, mi chiamo Don Cash, come faccio a diventare bravo? Magari poi ci pensiamo a diventare famosi. Con te è più lunga. Detto questo, fra poco ti sentiamo suonare live, quindi finalmente bella musica da ballo diventa live. Bella musica dal ballo dal vivo, come detto prima, 100% oggi cose mie, produzioni mie, 90% direi 85% cose nuove, quindi fantastico, tutte Rudy, per guarda, voi. Noi ti ringraziamo, potremo stare secondo me ore a chiacchierare insieme a te, però intanto ci congediamo anche perché ti stai preparando per il live, per cui respira fratello, respira. Noi continuiamo con Elderbrook, il pezzo si chiama Sleepwalking. Chill.